Ciò che oggi può sembrare fantasia, domani sarà senza dubbio realtà. Questo è un racconto del futuro. Qui non esistono più nazioni o continenti, ma solo l'umanità. L'umanità e le sue colonie sparse nell'universo. Con una velocità oggi inimmaginabile, le astronavi percorrono la nostra Via Lattea. Sono pilotate da superuomini, addestrati a combattere senza esclusione di colpi. Una di queste astronavi è l'Orion. L'Orion fa parte di un gigantesco sistema di sicurezza che serve a proteggere la Terra dalle invasioni dell'universo. Accompagniamo dunque l'Orion e i suoi occupanti nel loro giro di pattuglia all'orlo dell'infinito. Navigatore, c'è ancora una probabilità? Nessuna, generale. La tempesta magnetica ha bloccato tutti i comandi. Per fortuna non siamo al centro della tempesta, ma può sempre accadere. Messaggio alla Terra. Bene, generale. Contatto aperto. Parli pure. Qui il generale Lydia Van Dyck dei reparti spaziali veloci. Astronave Hydra a tutti. Attenzione. Nel territorio dei cani da caccia un pianeta è stato scagliato fuori dalla sua orbita. Si tratta chiaramente di una supernova. Il pianeta corre ora verso la Terra. Velocità approssimativa a circa 146.000 km al secondo. Il suo raggio la classifica nell'ambito delle stelle giganti. Possiede le caratteristiche fisiche di un sole e raggiungerà la Terra nel giro di brevissimo tempo. Generale Van Dyck a tutti. SOS da astronave Hydra! Andare a prendere l'astronave. E come si chiama la tua astronave? Orion 7. State attenti o finirà per ammaccarsi tutta. Ma va? Sciocchezze, questa nave ne ha viste di tutti i colori. Grazie. Comandante McLean? Sì? Servizio di sicurezza galattico. Dobbiamo pregarla di venire con noi. E dove? Al quartier generale del GSD. Mi dia il suo AS6. Lei sa che non posso separarmi dal mio AS6. Non faccia storie, comandante. Questo è un ordine. Non vogliono che lei si metta in contatto con l'equipaggio dell'astronave. Perché? Che succede? Cosa succede? Impulsi. Onda impulso dalla galassia. Dove? Ma da dove arrivano? Impulsi. In questo modo? Sì. E quello cos'è? Inserire sorveglianza dello spazio. Subito. Creature interstellari. Siamo finiti nelle loro onde ad impulso. Segnalatore immagini. Inserito. Il sistema solare? Segnalava verso Terra. Questa è la rotazione della Terra intorno al Sole. Scattare delle riprese per trasmetterle a GSD. Quali quadrati spaziali ha sfiorato durante il suo ultimo servizio di pattugliamento?
411/22. 412 delta 413, 416 y e 422 a 47. E non il 420? No. E perché no? Non mi aspettava. E non ha rilevato niente di particolare? No. E lei? No. E adesso posso sapere cosa significa tutta questa storia? 7 ore fa è giunto un messaggio SOS dall'Idra. Ed un è mio messaggio di SOS che... dal generale Van Dyck, come mai? Un momento. Tutto coincide? Sì. Abbiamo controllato i nastri elettronici e i fin di bordo dell'Orion, colonnello. Il rapporto del comandante è esatto. Si aspettava che non lo fosse, colonnello? No, no, naturalmente. E ora possiamo sapere di grazia cosa è successo? Bene, grazie. Sì. Ora vi metterò al corrente. Secondo le informazioni pervenuteci finora, si tratta sicuramente di una supernova pilotata. Una nova pilotata? Ma non è possibile. Nessuno lo riteneva possibile, McLean, eppure è così. I capi di Stato Maggiore sono in riunione permanente. Una nova è comprensibile, ma pilotata? E pilotata da chi? Il rapporto proviene dal generale Van Dyck. Prego, dia un'occhiata alle riprese fatte. Idra a tutte le stazioni terrestri. Abbiamo intercettato e filmato dall'astronave una supernova pilotata. Il pianeta è stato condotto fuori orbita da creature interstellari, presumibilmente i cosiddetti Frogs, per distruggere l'umanità. L'intera veemenza della tempesta magnetica si dirige verso di noi, quindi non siamo più in grado di navigare. Qui parla il generale Van Dyck. SOS a tutti. I Frogs dirigono un pianeta verso la Terra. Questi possiede le caratteristiche di un sole e viaggia a velocità pazzesca e raggiungerà la Terra fra pochi giorni se non troviamo il modo di fermarlo per strada. SOS da astronave Hydra! SOS da astronave Hydra! Il generale Lydia Van Dyck è stato mio superiore per 6 anni. Esiste una possibilità di salvarla? Qui non ne va solo della persona del generale maggiore, ma dell'intera umanità. Colonnello? Piano di X-17. Salvate la Terra. Comandante McLean, come mai durante il suo volo di pattugliamento dal settore 411 al settore 423 le è sfuggita questa supernova? No, senta. Perché il pianeta non è stato rilevato in tempo? Lei era di servizio proprio lì. Non poteva assolutamente intercettarla. Perché no, di grazia? Perché ancora non esisteva nel momento in cui McLean stava pattugliando. Ora le spiego. Dal rapporto del generale Van Dyck si apprende che il pianeta pilotato ha sviluppato una velocità di 146.000 km al secondo, se non sbaglio. Perciò faccia un po' il calcolo. Mi sono permesso di farlo io. E risulta che la nova è stata portata in rotta di collisione 36 ore dopo il mio ritorno sulla Terra. Questo è quanto volevo spiegare. Posso aggiungere che i libri di bordo sono stati controllati e il rapporto con Lima. Bene, allora lei è a posto. Ciò nonostante io devo dire... La pregherei di non insistere sull'argomento, Kublai. Abbiamo problemi più importanti. Lo sai il cielo. E adesso cosa succederà? Dobbiamo pur difenderci in qualche modo. In qualche modo, dice lei. Io non ho mai combattuto contro un pianeta. Ma non potete starvene tranquillamente seduti ad aspettare che il mondo salti. Il governo aspetta le proposte dei militari, e subito. Non bisogna illudersi di poter eliminare un pianeta di quelle dimensioni con i lancia energia. Non siamo ancora così progrediti. Questo è compito vostro, signori, e non mio. La nuova viene pilotata, quel che mi avete riferito. Pilotata dai Frogs, no? Quando e come si arrischieranno ad attaccare? Oppure non ci pensano nemmeno? Quante astronavi ci sono a disposizione? Sono 1690, ma 10 purtroppo sono ancora in riparazione. In tutto sarebbero allora 5619. E quando saranno pronte all'azione? Circa la metà entro stanotte, il resto fra 4 giorni. Perché non prima? 2000 navi sono già per strada e circa 900 sono distaccate sulle nostre stazioni esterne. Le navi su base Jupiter hanno già ricevuto l'ordine Alfa di tornare qui a iperspazio. Ci occorrono però le navi di tutte le basi esterne, e subito anche. Perché non si è dato ancora l'ordine? Perché ritengo sia importante per noi avere delle possibilità di azioni al di fuori della Terra, generale, nonostante ciò che possa decidere il governo. Il governo? Il governo aspetta le nostre proposte. Siamo seri. E la mia proposta è
evacuare la popolazione terrestre, ma non posso organizzare l'evacuazione se non ho a mia disposizione tutte le astronavi. Santo cielo, possibile non ci arriviate da soli? Credevo che lei stesse progettando un attacco contro i Frogs. Perché allora parla di evacuazione? Scarterei l'evacuazione, se posso dirlo. Anche se tutte le 5.000 astronavi fossero pronte, potremmo far evacuare solo lo 0,25 per mille della popolazione terrestre. E ciò significherebbe... Più che giusto, maresciallo, di evacuazione non se ne parla. A questo riguardo il governo ha deciso. Ah, sì? E così dunque? E allora mi sa dire cosa diavolo ci va a fare domani il Consiglio Supremo sui monti di Marte, Deimos e Phobos, abbandonando tutta la popolazione terrestre al suo destino? I politicanti hanno sempre da fare, anche se non esiste più niente da governare. Allora questo significa che i militari capitolano. Attento a come parla! Mi sembra che lei confonda tutto questo con una normalissima guerra. Non avremmo chiesto consiglio a voi, generali, se avessimo voluto scappare, vi sembra? Siamo perduti sia qui che altrove, se questa è l'ultima proposta il che avete da farci. Il trasferimento è del tutto fuori luogo, lo trovo superfluo, così come lo era il progetto di mandare sulla base esterna di Marte i capi dell'esercito. E per chi? Beh, non posso affatto garantire che questa... Fuga? Beh, ecco, diciamo che la partenza delle autorità supreme rimanga segreto. Lei prevede che dilaghi il panico? Certo, e quel che avverrebbe non occorre sia io a dirglielo. Dunque... Lei cosa propone? Il pubblico non deve venire a sapere in nessun caso dell'imminente catastrofe e dobbiamo nascondere tutto ciò che potrebbe dar adito a sospetti. Quanto tempo abbiamo ancora? Secondo i nostri calcoli, altri 7 giorni, comandante. Il momento della collisione è accertabile. Collisione, la chiama lei? Non il momento della catastrofe. Come mai? Che differenza passa fra l'uno e l'altro? Il pianeta precipita verso Terra in una spirale. La sua velocità angolare aumenta in proporzione allo stringersi della traiettoria di rivoluzione. Le temperature che genera precipitando sono inimmaginabili. Ha lo stesso effetto di un piccolo sole. Ciò significa che la Terra si inaridirà, si incendierà e per così dire brucerà prima che avvenga lo scontro. Calcolo che ci rimangano solo 5 giorni prima di quel momento. Mi dica, non è possibile arrestare la corsa del pianeta o almeno rallentarlo un po'? Oppure modificare la sua rotta. Sarebbe senz'altro possibile, se solo sapessimo da dove esattamente i Frogs dirigono il pianeta. Se noi distruggessimo il comando dei Frogs, la guida del pilota cesserebbe e questi precipiterebbero lontano dalla Terra? Forse è possibile, ma è molto incerto. Allora dobbiamo trovare il posto di comando, è l'ultima chance. No. Come capo di Stato Maggiore non posso assumermi la responsabilità di spedire tutte le unità da guerra alla ricerca dei Frogs, senza avere la più pallida idea di dove si possano trovare, e senza prevedere il successo se li trovassimo. Questo è puro dilettantismo e non strategia. Ma neppure questa è una guerra normale. In linea teorica si potrebbe tentare di provocare un'esplosione stellare a largo raggio. E come? Per mezzo di energia trasmessa? Sicuro. Per mezzo di energia trasmessa o per mezzo di radiazione di materia negativa. Ma è una probabilità puramente teorica e non pratica. Nel frattempo la nova si sarà avvicinata alla Terra, tanto che la sua esplosione la coinvolgerebbe in tutti i casi. E la distruggerebbe immancabilmente. Non posso consigliarvi di farci affidamento. Non c'è via d'uscita. Allora ritorniamo al primo progetto, la distruzione della base di comando. Già, non abbiamo altra scelta. Cosa ne dite? Propongo di mettere in marcia 200 astronavi perché cerchino di scoprire la base di comando. Forse le prospettive di riuscita sono maggiori di quanto noi pensiamo ora. E va bene. Dia pure l'ordine. Grazie. Con un po' più di buonsenso l'avremmo deciso già da un pezzo. McLean. Generale. L'Orion è il nostro incrociatore più veloce. Lei partirà subito. Una sola domanda. Siamo ancora in contatto con l'astronave Hydra? No. Il contatto è cessato ieri. Creda. Abbiamo tentato di tutto. Quindi voi avete cancellato l'Hydra? Sì. Base 104 libera per decollo d'emergenza Orion 7. Le astronavi in decollo sono pregate di ripiegare sulla pista di sicurezza. Base 104, sgombrare pista di decollo. A partire da meno 10 del countdown, il decollo sarà automatico. Dodici, undici, dieci,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Generale, 4 serbatoi A sono distrutti. Abbiamo solo 72 ore di riserva di ossigeno. Prendete le tute spaziali con le riserve di ossigeno. Generale. È una stazione terrestre? No. Ci sono dei rumori molto strani. Li ascolti, prego. No. No, questi non sono segnali terrestri. Segnali, comandante. Potrebbero essere forse appelli frammentari dell'Idra. Non sono segnali terrestri. Nathan sta inserendo nel cervello elettronico i vari gruppi di segnali. Forse riusciremo a decifrarli col computer. Franks? Può darsi. Dovrebbero avere dei rinforzi di campi incredibili. Perché comandante? No, visto che sono in grado di dirottare un intero pianeta. Allora dovremo rassegnarci a parecchie cosette. Credi che ci attaccheranno? Non lo so. Ci sei? Quasi. Ci vuole tempo, maledizione. Se ci attaccheranno, farò in modo di prevenirli. Sono d'accordo con te, Cliff. Ma cosa farai se sono veramente quei geni della tecnica che si dice? Ci verrà in mente qualcosa. Ma quelli ci disintegrano. Sono i Frogs. Mi sono sintonizzato sulla loro frequenza con il computer. Andiamo a vedere. Forse si tratta di calcoli di misurazione di un metodo sconosciuto di coordinate. Cliff, i Frog stanno calcolando la nostra rotta. Hanno la distanza tempo e l'ascensione retta dell'Orion. Atom, fissami le coordinate di questa stazione che ci segue. Con distanze così grandi ci occorre un secondo luogo di rilevamento. E dove lo prendo? Dobbiamo distruggere subito quella stazione. Come possiamo annientare una stazione spaziale se non abbiamo neppure le sue coordinate? La stazione deve trovarsi su un asteroide del gruppo Vesta. L'Idra! Siamo in contatto con l'Idra! Il generale! Nathan, inserisci la trasmissione. Già fatto, comandante. Orion chiama Idra. Qui è l'incrociatore e veloce Orion 7. Qui astronave Idra, generale Van Dien. McLean, è lei? Generale. Codice A4 nel caso dovessero ascoltare. A4. Qual è il suo incarico, McLean? Stiamo cercando la stazione pilota da cui i Frogs dirigono il pianeta. Dobbiamo distruggerli. Quelli dello Stato Maggiore pensano che la supernova, non venendo più pilotata, precipiterebbe lontano dalla Terra. Lei ci crede, McLean? Spero che abbiano ragione. Ho i miei dubbi che la cosa sia così semplice. Generale, vengo a prenderla. No! Perché non vuole che venga? Perché? Le proibisco di occuparsi dell'Idra Maggiore. Lei sa bene quanto alta sia la posta. McLean. Generale. Se la supposizione dello Stato Maggiore è esatta, questa è la nostra unica probabilità di sopravvivere. O forse non l'ho ancora capito. Sì, generale. Dobbiamo mettere fuori combattimento la stazione pilota dei Frogs a tutti i costi. Non ha da perdere neanche un secondo di tempo. Stanno rilevando la sua posizione, lo sa questo? So, ma mi mancano le coordinate esatte. Come faccio a sapere che... Per questo l'ho chiamata. Abbiamo rilevato la posizione dei Frogs. Le passo le coordinate, scriva. Prendete nota. Vi ascoltiamo. R7501. AM7 potente.
barra 196, barra 8 gamma punto 2 y. Avete capito? Orion. Che cosa succede? Pronto? Non la sentiamo più. Il suo superiore le dà ordine di attaccare subito la stazione. Vengo a prenderla. Attenzione, rotta su Hydra, velocità massima. Se lei fa rotta verso l'Hydra, io disintegro il quadro dei comandi. Perché vuole impedirmi di salvare l'equipaggio dell'Hydra? Comandante, l'avverto. Non proverei il minimo scrupolo a fare quello che ho detto. Ha perso il bene dell'intelletto? No, io no. Sa che cosa succederebbe se disintegrasse il quadro dei comandi? Sarebbe un suicidio, lo so. Lei sta esagerando. Non me ne importa niente. E io debba morire per il quadro dei comandi rotto. O perché la supernova distrugge la Terra. O perché vaghiamo nella galassia senza sapere dove andare finché si esaurisce la scorta di ossigeno. Il risultato è sempre lo stesso e non me ne importa niente. Stia attento a quello che fa, tenente. Perché io ho ancora meno scrupoli di lei. Comandante, lo sanno tutti che lei è un incosciente. Però non sapevo che non avesse neanche un briciolo di senso di responsabilità e che fosse del tutto senza cervello. E lo dice a me adesso? Con un'arma in pugno? Il suo compito è di salvare la Terra. Fintanto che lo esegue può insultarmi come e quando crede. Ma lo esegue. Il generale Van Dyck. È inutile girare intorno al problema a vuoto. Lei ha scoperto la stazione pilota dei Frogs e lei deve distruggerla. Quel che succede all'equipaggio dell'Hydra non ha la minima importanza in questo momento. La Terra è in pericolo e lei non ha più molto tempo. Inoltre, se continua a gingillarsi così e a litigare con me, corre il rischio di venire abbattuto dai Frogs prima ancora di aver dato un ordine qualunque maggiore. Metta via quell'arma, tenente. Sì, comandante. Ai posti di combattimento. Gruppo di lancio 2 e 4 pronti a sparare sull'obiettivo. Caricare il commutatore. Fatto, comandante. Soddisfatta adesso? Sì, comandante. Cannoniere a comandante. Gruppi di lancio 2 e 4 pronti a sparare sull'obiettivo. Va bene. Captati i raggi localizzatori nemici. Comandante e cannoniere, lancia raggi, attenzione. Gruppi di lancio 2 e 4 puntati su bersaglio. Pronti? Fuoco! La Nova non reagisce. E lei come fa a saperlo? Anche se la Nova fosse uscita di rotta, non vi sarebbero subito dei segni evidenti. Ma anche la velocità non ha subito variazioni. Atam, noti dei mutamenti? No, niente. Cliff, per quanto... Sta un po' zitto. Per quanto ancora ha intenzione di stare qui a guardare, prima di capire che è stato tutto inutile. Quell'affare continua a precipitare verso la Terra. Atam, devi escogitare qualcosa. Atam, calcola subito la rotta del pianeta, presto. E adesso, comandante? Visto che è andata male, dobbiamo tentare con l'esplosione, purtroppo. L'esplosione? Ma l'ha sentito anche lei che effetti può avere? Vuole che lasci proseguire la Nova, oppure ha qualcosa di meglio da proporre? Purtroppo no. E allora mi faccia il piacere di stare zitta. Non ho altre probabilità. Dobbiamo correre il rischio. E come intendi procedere, Cliff? Ascoltatemi. Qui c'è il pianeta sulla traiettoria verso la Terra. Qui ci siamo noi, più o meno. Denominiamo la linea esterna A, B quella mediana e O quella più vicina al pianeta C. Se raggiungiamo la linea A, per asso significherebbe procedere a velocità iperspazio. La linea B, riserve di energie latenti. Linea C, latenti più Montor. Nello stesso istante in cui sfioriamo a questa velocità la linea C, sganciamo 15 bombe antimateria nella traiettoria del pianeta e abbandoniamo subito la zona del pericolo.
10 secondi prima della collisione del pianeta con le nostre bombe antimateria, noi le inneschiamo. E se con questa esplosione quel maledetto pianeta non va a pezzi, allora devo arrendermi. E l'Orion che rotta prenderà dopo la linea C? Ci dirigiamo verso la traiettoria del pianeta esploso e tentiamo di guadagnare terreno con il resto delle latenti. Ma non ha paura che ci verremo a trovare in una situazione critica con quella terribile pressione? Naturalmente, ma dobbiamo rischiare. Cliff, la rotta è sempre uguale. Sicuro di non sbagliare? Sicurissimo, il pianeta precipita a spirale verso la Terra. Mario, in una frazione di secondo dobbiamo passare da velocità iperspazio a riserve latenti di energia. Come reagirà il tuo cervello elettronico? Bene, e i tuoi commutatori? Non ti preoccupare delle mie macchine, Mario. Sta tranquillo, non mi preoccupo delle macchine. Dopodiché passeremo velocissimamente alle latenti. Cosa ne dice il tuo cervello elettronico? Ci sarà un vero inferno di energia. Cosa succederà al computer? Fonderà e brucerà tutto. E allora saremmo senza navigazione. Temo proprio che tu debba escogitare qualcosa. Il chiarore e il calore aumentano con la velocità. Dobbiamo inserire gli schermi assorbenti. Non avrei dovuto stare ad ascoltarla, generale. Purtroppo è stata un'iniziativa disperata. E quale iniziativa sarebbe potuta riuscire? Avremmo dovuto prendere una decisione definitiva. La catastrofe sarà inevitabile. Per cui sarebbe stato meglio approntare tutte le astronavi disponibili per essere pronti ad affrontare l'evacuazione. I 200 incrociatori che danno la caccia alla Nova non servono a niente. Il governo deve vagliare con cura i pro e i contro di un trasferimento di massa. Credevo che il governo avesse scartato da tempo l'idea di un trasferimento. Ma non del tutto. Bisogna vagliare accuratamente i pro e i contro. Occorre tempo per farlo e di tempo non ne abbiamo. Maresciallo? Ci sono novità, maresciallo? No, non abbiamo neppure la posizione dell'Orion. Ciò significa dunque che McLean... Suppongo che abbia problemi ben più gravi in questo momento. Inoltre, con il caos che c'era fuori, il traffico delle comunicazioni deve essere interrotto. Dove si trova la Nova adesso? Qui. E tradotto in tempo quanto manca? 6 giorni dalla collisione, direi. E più o meno 4 giorni dalla catastrofe. Benelstein, io la scongiuro. Il governo deve prendere una decisione prima che sia troppo tardi. Che aspettate? Tutti gli incrociatori inviati stanno tornando sulla Terra. Nessuno di loro ha avuto purtroppo una sola occasione di avvicinarsi alla Nova. E la stazione pilota dei Frogs? McLean ci riuscirà. Generale... La sua fiducia in McLean in una situazione come questa mi sembra un po' fuori luogo. Bene. Allora, tanto per cambiare, vi dirò una cosa ancor più fuori luogo. Infatti, c'è una domanda che vorrei porvi da lungo tempo. Come diavolo è possibile che quelle creature abbiano potuto installare con tutta tranquillità una stazione pilota dalla quale hanno creato e guidato la Nova? Tutto ciò è avvenuto più o meno davanti alla nostra porta di casa e deve essere stato preparato da lungo tempo. Presumo che lei rivolga questa domanda a me? La rivolgo a tutti noi. Dopo quella carognata su MZ4 sappiamo che esiste una potenza extraterrestre che ci vuole distruggere. Questo è tutto quello che sappiamo. Non sappiamo chi siano, non sappiamo dove siano. Compaiono e scompaiono come a loro piace. E noi ce ne stiamo qui in attesa delle sorprese che ci riservano. Da 2 anni faccio pressioni sul Dipartimento per le esplorazioni spaziali perché costituiscano una commissione straordinaria per l'osservazione dell'attività extraterrestre nello spazio. Ma che risultati ho ottenuto? Soltanto un club, dove professori e militari discutono ancora oggi, arrivando alla conclusione che noi siamo i più potenti e i più furbi. Nel caso si stesse rivolgendo a me, chi già da allora ha continuato a sottolineare l'importanza di... Signori, vi prego, non ha alcun senso litigare adesso. Ci sono cose ben più importanti. Di tempo ne abbiamo. Sì, certo. Dobbiamo solo aspettare. Una decisione del governo o un miracolo. E se un miracolo ci sarà, lo farà McLean. Attenzione Orion, attenzione macchine. Ci avviciniamo a distanza B. Linea B-81. Bersaglio video sul pianeta. Sincronizzato bersaglio video. Inserire lancio al computer. Inserito lancio al computer. Distanza B più o meno 0. Asso via alle latenti. Astronave su energia latente. Attenzione propulsione. Attenzione cannoniere. Pronto con motor, pronto con le bombe. Raggiungiamo la distanza C. C-30. Inserire lancio al computer. Attenzione, asso. 4, 3,
Zero. Bombe su traiettoria. Innescare. Mario, innesca le maledizioni. Con il motor, via con le latenti, presto, asso, altrimenti la nave salta in aria. Comandante, come mai è andata male? Le bombe antimateria avevano sorpassato da tempo la traiettoria del pianeta al momento dell'innesco. Non ci voleva. È stata colpa mia, Cliff. No, Mario. Lo medichi. Va bene. E ora, cosa succederà alla Terra? Non lo so. Signori, c'è da diventare pazzi. Questo ciondolare e aspettare. Che la catastrofe ci venga sempre più incontro a vederla con i propri occhi e non poter fare assolutamente niente. C'è veramente da diventare pazzi. Signori, si potrebbe fare una cosa. Sì? E cosa, di grazia? Costringere il governo a prendere una decisione. Dobbiamo trasferirci. Dobbiamo assicurare la continuità della razza umana. Ah sì? E come intende costringere il governo? Con la forza, se necessario. Maresciallo, lei non sa quello che dice. Quando il governo fallisce, è nostro dovere assumere il potere. In qualità di capo del servizio di sicurezza le faccio presente che dovrò considerare ogni sua ulteriore parola come atto di alto tradimento. Io la farò definire... Lei farà, non mi faccia ridere. Morirà. Io non sto affatto pensando a salvare la pelle. Con una evacuazione in corso io rimarrei naturalmente qui, però dobbiamo preoccuparci di... Maresciallo, cerchi di ragionare con lucidità, la prego. I cervelli elettronici del governo sono al lavoro da parecchie ore per calcolare le conseguenze e le probabilità di riuscita di una eventuale evacuazione. Ma quale sarà, mi chiedo io, il 2,5 per mille che potrà sopravvivere? Chi li selezionerà? Chi ha il maggior diritto di vivere? Sarà lei a deciderlo, forse? E quando la popolazione restante verrà a sapere che posta c'è in gioco, crede forse che milioni di persone condannate a morte staranno brave e buone, senza dire niente ad aspettare la fine? Io le dico che il panico che scaturirà in quel momento sarà altrettanto imprevedibile della catastrofe. Cerchi di riflettere bene prima di scatenare con questa idea una rivoluzione. Veda di non aggravare la già spaventosa situazione in cui si trova il governo con intemperanza di questo genere. Ha ragione, Ville. Io... credo di aver perso il controllo per un momento. È più che comprensibile. Forse sarò io il prossimo a perdere il controllo. È umano. Generale, sia sincero. Crede onestamente che l'Orion esista ancora? A cosa le serve sapere quello che credo o che non credo? Leggo per tutti voi. L'ufficio informazioni è tempestato di telefonate da persone che chiedono cosa succede. Un componente del governo è in preda a un collasso nervoso. Anche il decollo dei 200 incrociatori non è rimasto segreto. Chi diavolo non ha saputo tenere la bocca chiusa stavolta? Anche i depositari dei segreti sono uomini. E lei non può pretendere che un essere umano veda avvicinarsi una catastrofe senza battere ciglio. Esiste un'unica possibilità, e cioè che carichiamo l'Orion di energia contraterrena, che intercettiamo il pianeta nel settore spaziale 105, che scagliamo la nave nel centro e provochiamo così l'esplosione. È l'unica possibilità. Sì, per la Terra, ma io non ho affatto voglia di saltare in aria. Voi sì? Comandante, se ho ben capito, nella sua proposta è implicito il fatto che non torneremo più indietro. Non lo so.
Noi carichiamo l'Orion e dirigiamo la nave verso il centro del pianeta. Prima ci trasferiamo sulle lance e cerchiamo di raggiungere la Hydra. E cosa faremo poi sull'Hydra, Cliff? Quella è finita ormai, risparmiamoci la fatica. Per noi non c'è scampo. Non vedo altre possibilità. Proviamoci. Preferisco volare con l'Hydra come pianeta attraverso la galassia piuttosto che suicidarmi con l'Orion. Non gli sono così affezionato. Comunque avremmo la possibilità di mettere l'Hydra in grado di manovrare. Sull'Hydra saranno ancora vivi? Lo vedremo in seguito. Portiamo con noi tutte le scorte di ossigeno disponibili. Atan, metti al lavoro il computer. Voglio i dati precisi su quando dovremo trasbordare. Mario, approntare le lance per la partenza sulle coordinate Hydra. Fluttuare coperta A e C. Fluttuare! Muovetevi, altrimenti non riusciremo più a raggiungere il pianeta. Cabina 11, 12, 13, impianti idroponici fluttuati. Mettere sotto energia coperta B e le catenate d'aria. Sotto energia. Comandante, mancano 3 minuti. Comandante a Lancet 1. Camera di lancio 1. Occupare il Lancet A. X, meno 1, 7, 6. Inserire il lancio automatico. Confermate. Crede che ce la faremo? Terminati i controlli. Lascerò la cabina di comando. Ricercare camera di lancio 2. X-120. D'accordo, De Monti. Via. Sì. Von Wernstein ha appena chiamato. La decisione del governo avverrà entro un'ora. Bisogna preparare il trasferimento di tutta l'ORB sulle basi esterne di Marte. Senza di me io non intendo partecipare. Chi era favorevole a questo trasferimento? Mi sembra di avervi fatto capire che non agivo così a titolo personale. Signore, vi prego, non è il momento di parlare di questioni personali o non personali. Avete dei nuovi messaggi? Parecchi, direi, ma non quelli che stiamo aspettando. Generale, messaggio da base esterna Jupiter 4. Deve essere avvenuta un'esplosione di enormi dimensioni. Dove? Avanti, parli. Nell'orbita della Nova. E la Nova? È scomparsa dagli schermi localizzatori. Ma lei scherza, vuol dire forse che la Nova si è... Signori, vi prego, non avete ancora capito. Siamo finalmente salvi. La Terra è salva. È ancora in linea la base Jupiter. Passatemi la comunicazione, BXQ. Generale, mi congratulo, McLean ce l'ha fatta. Generale, è vero. La supernova è eliminata. Non so bene come abbia fatto, ma... Può essere stato solo McLean, non è vero? È stato McLean. Che fine ha fatto? Nessuno lo sa. Però è possibile immaginarlo.
Beh, naturalmente non abbiamo ancora i rapporti e momentaneamente non possiamo dire... Non meno il camperlaio, dottore. McLean è morto? Solo un miracolo poteva salvarlo. È praticamente impossibile sopravvivere a quell'esplosione. Ci avviciniamo all'ultima posizione dell'idra. Già, sempre che esiste ancora. Lo potremo accertare ben presto, ragazzo mio. Maggiore McLean chiama generale Van Dyck su Hydra. Hydra? Hydra, rispondete. Forse la trasmittente della Lancet è troppo debole. Sciocchezze. Con questa trasmittente raggiungiamo perlomeno i 10 settori più vicini a noi. Chiamata per l'Hydra. Chiamata per l'Hydra. Avanti, rispondete. Cliff. Sì? Quelli sono morti da tempo. Come lo sai con tanta precisione? Cliff, so ancora sommare 2 più 2. Quelli erano nel centro di una spaventosa tempesta di energia e ora non possono rispondere. Ma devo essere proprio io a dirti cosa può essere successo. No. La prego, lo dica a me. Non riesco a capire cosa sia accaduto. Le radiazioni cosmiche si potenziano nelle tempeste di questo genere moltiplicandosi. E talvolta gli schermi antiradiazioni non reggono a tale potenza. Cosa significa? Vuol dire che sull'Idra c'è una temperatura a cui nessun uomo può resistere a lungo. Ti prego di risparmiarci i particolari macabri. Se tu sei dell'opinione che Lydia sia morta, tieni almeno il becco chiuso e smettila di raccontare anche i particolari. È stata lei a chiederlo. E tu non ascoltare quell'antipatica ficcanaso. Pensate davvero che non ci siano possibilità di riuscita in nessun modo? E cosa ti avevo detto? Lei chiede in continuazione. Gli altri sono sempre dietro di noi? Sì, li vedo nello schermo. Bene, chiamata per l'Hydra. Hydra? Hydra, rispondete. Soprattutto desidero mantenere il segreto per tutti gli stati maggiori. Se la popolazione dovesse venire a sapere del pericolo, certamente... Che altro per quanto poco potevamo opporre a questo pericolo. Comunque l'abbiamo scongiurato. Noi? Generale, so quello che sta provando e mi dispiace immensamente. Doveva andare così. Non importa. Già. McLean. Peccato. Un vero peccato. Era un bravo ragazzo. Più che altro era un ragazzo molto popolare, un eroe, un idolo della gioventù. Capisco che in un momento simile posso sembrare senza cuore, ma dobbiamo escogitare qualcosa per spiegare alla popolazione la sua scomparsa. A volte odio la mia professione. Lasci perdere, Villa. Temo che nessuno nelle ultime 24 ore abbia fatto veramente una gran bella figura. È vero. In questi casi gli eroi si comportano meglio. Orio Lancet 1 chiama Orio Lancet 2. Mario, ci senti? Da un momento all'altro potremo avvistare l'Idra. Cliff, eccola. È come un pesce morto. Mario, sta attento. Io cerco di avvicinarmi all'Idra in modo che Asso salga. Voi tenetevi a distanza di sicurezza fino a nuovo ordine, chiaro? Perché deve salire Asso? Non funziona l'atterraggio automatico sull'Idra? A volte fai delle domande che non verrebbero in mente neppure al tenente Jagelos. Mi sai spiegare chi dovrebbe inserire i comandi automatici dell'Idra, visto che con ogni probabilità sono morti tutti da un pezzo? Scusa, hai ragione, Cliff. Asso. Grazie. Ci siamo, vecchio mio. Non posso far niente per evitartelo. Sì, sì. Come mai per i lavori più schifosi hai sempre scelto me tu? Mi sei simpatico, ecco perché. Adesso stammi bene a sentire. Sì. Anche se la sopra il diavolo in persona avesse acceso il riscaldamento, resisti finché non avrai messo in funzione l'atterraggio automatico. Sì. E se l'automatico non dovesse funzionare? Beh, vuol dire che siamo sfortunati. Cerca di ritornare sul Lancet. Avrai un paio d'ore di vita in più. Ok.
Comandante, cosa facciamo se non riusciamo a trasferirci sull'Idra? Dipende dai gusti. Possiamo girarci pollici, giocare a rubamazzetto o scolarci l'ultimo whisky di Mario. Lei può anche sferuzzare se ha portato con sé i ferri. In un modo o nell'altro passeremo il tempo finché saranno esauriti ossigeno ed energia. Naturalmente è un'illusione sperare di raggiungere la stazione spaziale più vicina, vero? Sarebbe un tentativo disperato come quello di farle capire quanto sia difficile la nostra posizione. E ora mi scusi, devo interrompere la chiacchierata. Chiamata per Lance 2. Mario, rispondi. Sì, Cliff. Asso si trasferisce ora di là e tenta di farsi atterrare. Non appena sarà pronto ci metteremo in posizione di atterraggio. Sarà questione di secondi perché sicuramente là dentro ci sarà un caldo infernale. Quando saremo riusciti ad atterrare... Noi vi seguiremo a ruota. Proprio così, ragazzo mio. E poi... E poi erigeremo con l'energia riunita delle Lancet uno schermo protettivo per ristabilire sull'Idra delle condizioni sopportabili. Giusto. L'unica cosa importante è che tutto si... Che tutto si svolga a velocità supersonica, lo so, perché altrimenti Asso comincerà a sudare... Esatto, ragazzo. ...e non sopporto il caldo. Cosa ti è successo? Ti si è sviluppata la cervice? Asso. Pronto? Non dimenticare che la ditta non risponde in caso di insuccesso. Dovrebbe essere nella cabina di lancio. Non ha nessun collegamento con noi? Credo che non abbia tempo per le chiacchiere. Non ce l'ha fatta. Dovrebbe essere passato da un pezzo. Credi che Asso con quel caldo possa saltare qua e là come uno scoiattolo? Avanti, entrate, poltroni. O devo anche porgervi la manina, eh? Asso, ce l'ha fatta! Taiga, presto, gli schermi assorbenti. Mario? Sì? Sei nella camera di atterraggio? Dove vuoi che sia? Stabilizzatore di pressione. Già fatto da tempo. Condizionatore d'aria. Rifletti, ragazzo, tanto per cambiare. Il condizionatore d'aria ha un senso. Hai ragione. Asso? Asso, porte stagne da 1 a 6. Asso? Asso, maledizione, parla. Gli è capitato qualcosa? Vado io. No, lei rimanga dov'è. Ci vado io. Fra un minuto esatto lei prema su questo pulsante, sì. Chiaro? Mario. Sì? Fra un minuto il condizionatore d'aria e poi lo schermo assorbente. Io cerco di arrivare nella cabina di lancio. Asso non risponde. Senza casco e tuta antiradiazioni, ma è una follia. Vuoi spiegarmi dov'è la mia tuta pressione? Oddio, se l'ha dimenticata. No, Asso ha la mia. La sua è rimasta sull'Orion. Asso! Che cosa ti succede? Asso! Le porte stagne! Pronti? Condizionatore!
Cliff, Cliff, che cos'hai? Che ti succede? Asso. Sei vivo? No, sono il fantasma dell'Amleto. Sì, devi essere uno spettro, sì. Da vivo non avevi quella forma. Ehi, fatti coraggio, Cliff. Si direbbe che siamo di nuovo a posto. Adesso l'aria è tornata all'improvviso piacevole. Mario, ce l'hai fatta? Evidentemente, altrimenti non potresti fare domande shock. E Lydia? E l'equipaggio dell'Hydra? Dove si sono cacciati? Erano nelle camere di ibernazione. Ah, bene. Li abbiamo tirati fuori. Erano già mezzi impazziti, Cliff. Anche l'energia nelle camere di ibernazione era quasi finita. Siamo arrivati proprio all'ultimo momento. Bene, grazie. Mi pare proprio che questa sia una nostra prerogativa. Non ero molto sicura che avrebbe obbedito al mio ordine. Il tenente Jagellosk ha collaborato attivamente. Diversamente sarei venuto a prendervi prima. Risparmi pure le frasi ironiche, comandante. È stata la cosa peggiore che io abbia sperimentato con lei. Se non l'avessi spinta in quel senso, a quest'ora la Terra non esisterebbe più. Grazie. Quella era la settima Orion che lei avrebbe mandato in frantumi. L'ottava sarà in scadenza ora. Ma forse per la prima volta nessuno oserà rinfacciarglielo. Messaggio dal comando operativo. Io non ci sono. Si tratta sicuramente del capo. Pretenderà un rapporto per la perdita dell'Orion in triplice copia. Riuscite a cavarvela? Sì, siamo riusciti ad installare mini computers delle lance sull'Hydra. Come supplemento al pilotaggio manuale basteranno. Ah. Vuol dire che stiamo galoppando verso terra. Troppo ottimista. Trotterelliamo a velocità minima. Beh, da parte mia possiamo provarci. Benissimo. Tutti ai propri posti. Atan? Sì. Come vanno le cose con la navigazione? Spero che tutto funzioni. Bene, tentiamo. Coordinate terra. Salve, comandante. Salve. È molto buono questo whisky. Sì, sì. È una marca veramente rara. Vecchia maniera, fatto con autentico malto e non con la solita roba chimica. E poi lasciato riposare per decenni in tini di quercia. È una vecchia ricetta irlandese. Allora, un altro bicchierino? Pochissimo, grazie. Certo. Una cosa simile la si riceve una volta soltanto. È un regalo delle autorità supreme. Posso chiedere quello che voglio. Davvero, maggiore? Certo. E per quale motivo? Per aver mandato in frantumi l'incrociatore spaziale più veloce. Ah. Bene, vogliamo continuare. Assicuro, cos'altro c'è? Ho già compilato la maggior parte per lei, manca solo il motivo dell'incidente. Mio Dio, come faccio a spiegarglielo? Per favore, mi aiuti lei, generale? Sì, scriva lei. È stato un altro dei suoi scherzi, al solito, maggiore. È vero, si può definirlo così, è stato un vero e proprio scherzo. Scriva pure, distrutto dagli effetti di una tempesta magnetica. Aveva di nuovo osato spingersi troppo avanti. Beh, dovrà rilasciare lo stesso un rapporto più dettagliato. Per il momento questo basta, manca solo la sua firma. Certo. Penso che bisognerebbe fare qualcosa per eliminare queste cartacce. Ma cosa crede? Abbiamo anche noi i nostri problemi, sir. Ah, sì, e in paragone ai vostri, i nostri sono solo bazzecole. Abbiamo dovuto abbattere solo una misera supernova. Una supernova? Che roba è di grazie?